Mi dice come si chiama? Agnese. E quante primavere ha, signora? Tanti. Più di 80. Più di 80 primavere e 50 anni di malga. Sempre Lei vive sempre qua? no, 3 mesi. 3 mesi scarsi d'estate. Adesso cosa sta facendo? Pulisco il formaggio Perché? perché bisogna trattarlo bene, altrimenti non risulta da poterlo mangiare. Qua, guarda, ce l'ho qua. Formaggio è tutto qua. È qui da sola? No, ho 2 nipoti. E un aiutante. Vanno bene? Vanno bene. Ok. Un po' pulirle. Lo assaggiamo? Sì, assaggia, assaggi, assaggi. È È buono, signora. naturale, non ci sono fermenti né conservanti, solo acqua e Quanto tempo rimangono qua? sale. Ah, conforma. Conforma, dopo lo portiamo a valle e si finisce a stagionarlo. Vi fermate fino a quando? Oh, fino a metà settembre. E poi le mucche dove le E poi le portate? mucche le portiamo a valle, alle sue case. E saranno 30 mucche da mungere. E sono sempre al pascolo. Sempre al pascolo. Solo per mungere rientrano in stalla. Tutti i giorni se lo gira e si toglie l'impurità perché sta maturando e allora manda fuori il siero, si sta asciugando. Come ti chiami? Giacomo. Quanti anni hai? 12. Ti piace fare questo lavoro? Sì. Grazie.
Giacomo, ci sono tutte? Sì, sì. E adesso cosa fai? Adesso gli do il mangime e poi mangiamo. Hai ancora detto il tuo nome? Thomas. E il tuo compito qual è? Mungere il formaggio, pulire la stalla, pulire il caseificio con la Sonia e Pascolo, le mucche. Come si chiama questa malga? Malga Cagnon di Sopra. Quattro raffi in stalla, questa è la Val d'Ostana che proviene dalla Val d'Aosta, questa è la comune testata rossa, la grigio alpina e la rendina, questa qua, che proviene dalla Val Rendina. Le conosci tutte? Sì. Questa come si chiama? Selma. Sto pulendo la mammella di questa mucca per poi dopo attaccare sotto la mungitrice. Quanto tempo ci vuole? Ma 5 minuti per questa qua. Stimolazione della mammella, che facendo questo lavoro manda un segnale al cervello, che poi il cervello manda in circolo l'ossitocina, che l'ossitocina fa fuori uscire meglio il latte, più veloce il latte. Praticamente lo stiamo colando. Qua dentro c'è un pulino, anzi ce ne sono due, uno più grosso e uno più fino, per cui se ci sono dei residui di sporco si ferma tutto lì e non serve nel latte. Lo mettiamo nella massa. Io mi chiamo Sonia, aiuto il malga. Adesso questa mattina ho preso il latte della vasca, quella che avete detto, che avete visto, e il latte di questa vasca, per cui abbiamo il latte della mattina e il latte della sera e l'abbiamo messo qua dentro. Qua dentro praticamente si riscalda, in modo tale che poi la portiamo a 34 gradi circa e dopo facciamo la cagnata. La rottura della cagliata. Adesso sto mescolando la cagliata a portarla fino a temperatura 42 gradi e poi metterlo nelle forme del formaggio. Ah, bisogna aspettare un po' che ho appena messo giù. Bisogna ancora tagliarlo fino ad arrivare a chicchi di riso. Adesso è arrivata a temperatura pari a 42 gradi. Abbiamo spento il gas. Adesso faccio un giro così per mescolarlo bene e poi lo faccio scendere da solo, che si raggruppa da solo.
Faccio una pala di formaggio per così raccoglierlo meglio dopo. Questa è la goccia di formaggio. Adesso lo tagliamo a pezzettini giù nel siero e poi lo mettiamo nelle forme. Adesso si schiaccia bene il formaggio per fargli uscire l'ultimo siero rimasto dentro. E poi tutto il giorno rivoltarlo, ogni ora voltarlo, girarlo sempre. Siero per tenerlo al caldo. Più tempo rimane caldo, più buono sarà il formaggio. Questi sono uguali, hanno la stessa età, però hanno preso talmente freddo che non sono riusciti a crescere. Allora le abbiamo salvate, tra virgolette, per miracolo. Non vede manco Domino! Non vede manco Domino! Sonia! Non mi rubi il lavoro! Per colazione mangi quello? Tutti i giorni? Ma non intero! Cos'è? Speck. Del nostro speck facciamo noi. Lo vuoi assaggiare? Sì, grazie. Signora, è suo questo burro? Questo è nostro. L'ha fatto lei? Fatto la Sonia sempre fa. Anche la barbellata è vostra? Penso di sì, della mamma, dei ragazzi. Della mamma. Cosa mangia, signora? La panna. Le piace? Il più buono loro lo buttano.
adesso prendo gli stampi in modo tale che così possiamo fare il burro. Il burro è qua dentro. Da qui penso escano tipo 6 forme da un chilo, poi magari facciamo qualcosa anche da mezzo. Facciamo uscire l'acqua in modo tale che così in cottura non salti. Come è uscita? Molto bene, direi. Aspetta.